Ciao ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production. Oggi vi presento questa bellissima nuova unità Guitar Butler della Orange. È un dual channel preamplificatore. Oggi sto utilizzando questa unità un pochettino differentemente dal solito. È un preamp, quindi abbiamo bisogno di un power amp. Non sto utilizzando l'unità, come vedete, con reale cassa, ma sto utilizzando l'unità direttamente in scheda audio, quindi in modalità silenziosa. Abbiamo ovviamente bisogno di un impulse response, perché dobbiamo simulare la cassa, abbiamo solo il preamplificatore, e abbiamo anche bisogno del power amplificatore. E quindi utilizzerò il simulatore, come vedete qua, grazie al Torpedo Wall of Sound plugin, utilizzerò il simulatore di un power amp. Ho messo le valvole L34, quindi per simulare un po' il suono di quello che è, diciamo, il power amp di un Marshall o di un Orange, e poi due impulse response DL Tight, tutti e due della stessa cassa, uno con il Levit, microfono Levit, e l'altro con il microfono R1 a nastro. Questi impulse response avete il link in descrizione se siete interessati all'acquisto dell'intero pacco, o ce li avete anche gratuitamente se siete iscritti alla mia pagina Buy Me a Coffee page. Prima di iniziare l'accensione però vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube, lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo format e di questo pedale. Iscrivetevi anche da Instagram, dove sono molto più veloce a postare, soprattutto faccio unboxing di prodotti che mi arrivano direttamente da aziende, quindi sapete prima quali sono i prodotti che andrò a recensire su YouTube. E come sempre, se volete supportare maggiormente questo canale, avete il link in descrizione della mia pagina Buy Me a Coffee page, dove riceverete molti benefici se siete membri della pagina. Riceverete degli impulse response gratuitamente, tutti quanti quelli che uso qua in studio, preset di chitarra, di vari plugin che vado a provare, tutto in modo gratuito se siete iscritti alla mia pagina Buy Me a Coffee page. Continuiamo la recensione. Allora, parliamo un attimo dell'unità. L'unità ha due canali differenti. Uno è il canale giallo, che è quello veramente pulito. Come avete sentito nell'intro, sono al volume al massimo, e se andiamo a suonare veramente forte, un pochettino inizia a saturare, ma non tantissimo, quindi rimane molto pulito come canale. Mentre il secondo canale è prettamente crunch. Non riusciamo a fare metal, ma è un crunch, diciamo, sonorità un po' anni 70, e riusciamo ad arrivare un pochettino a sonorità hard rock. Se vedete, c'è una grossa differenza tra i due canali per quanto riguarda i controlli. Il primo canale pulito ha veramente pochi controlli, quindi treble, mid e bass e il volume generale. Mentre l'altro canale abbiamo sempre treble, mid, bass e il volume generale, che in realtà il volume, questo qua, è il gain. E poi abbiamo due volumi separati che possiamo andare a scegliere tra rosso e blu. Vi faccio vedere con questo switch, andiamo a scegliere i due volumi e praticamente andiamo a settarci appunto due volumi differenti, come ad esempio una parte ritmica e l'altra parte solista. Quindi quando c'è l'assolo andiamo una botta di volumi in più. E poi abbiamo il presence generale, che non c'è qua nel canale pulito. Per quanto riguarda gli switch, abbiamo appunto lo switch per i due canali e lo switch per i due volumi del canale 2. Le uscite: abbiamo innanzitutto l'input della chitarra, possiamo inserire FX, send e return, quindi degli effetti che vogliamo noi, uscita amplificatore se andiamo a utilizzare un power amp, oppure l'uscita balanced out, che sto utilizzando in questo momento direttamente in scheda audio. E poi abbiamo lo switch lift, per togliere quei rumori appunto della messa a terra. Vi faccio sentire il suono base, andiamo sul canale più distorto. In realtà il suono non è questo quello che esce, perché io sto utilizzando, come vedete, il power amp e due impulse response e ovviamente anche il riverbero. Vado a mutarvi il tutto e vi faccio sentire solamente il segnale del nostro Guitar Butler, cioè quello che esce originariamente dal Guitar Butler. Come sentite, non è un suono bello piacevole, perché è solamente il preamplificatore, quindi dovete pensare che avete bisogno di una cassa e avete bisogno di un power amp. Se utilizzate questo solamente con l'impulse response, magari è venuto in mente: ma io non ce l'ho un simulatore power amp. È un problema, perché in realtà otterrete il suono che è il seguente, con solo l'impulse response.
come avete sentito è molto scuro, molto dark. Perché? Perché vi manca la sezione power amp, quindi quello che si chiama resonance and presence, e quindi la saturazione anche delle valvole. Se io vado ad inserirlo, che ho utilizzato appunto un L34, cambia totalmente. Quindi senza il power amp, con il power amp. E poi ho aggiunto anche un riverbero. Quindi questo è il suono che voi ottenete con questa unità in completo silenzio, perché sto registrando direttamente in scheda audio. Andiamo a sentire un po' i suoni, andiamo a abbassare il gain al minimo. Presence. Faccio sentire anche senza impulse response. Soprattutto con gain più alto. Con impulse response. Ok, un po' meno presence. Vi faccio sentire la differenza tra questi due volumi, quindi come andare a settarvi un rhythm e un solo. Allora, adesso sono sul blu, quindi volume basso. E diciamo che questa è la mia ritmica. Con lo switch vado sul rosso e questo è il mio solo. Molto più alto di volume. Ritmica. A solo. E ritorno al pulito. Torniamo un sound quasi plexi. Questo è il Guitar Butler preamplificatore doppio canale della Orange. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, se volete provarlo. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!